Prima di tutto, scusate per come mi presento, ma siccome è una cosa che è uscita così all'improvviso e nessuno se l'aspettava, di questo leak inerente all'artbook di Tears of the Kingdom. Una cosa che voglio mettere in chiaro prima di tutto è il fatto che sia su questo canale YouTube che su altri miei vari social, Instagram, Telegram, Twitter, quello che sia di quelli a cui di molti di voi mi seguono, dovete sapere che da parte mia non ci sarà nessuna immagine inerente a questo artbook. Ho il PDF completo di questo artbook. Vi dico solamente che mi sono fermato alla quinta pagina per non continuare a spoilerarmi. Bene o male erano cose che già si erano già viste, quindi fino a lì mi sono fermato fino a lì per non continuare a non spoilerarmi. Purtroppo questa cosa mi fa davvero molto incazzare per il semplice fatto che ormai siamo agli sgoccioli di quanto meno di 3 mesi all'uscita del gioco e trovarti con questa cosa mi fa davvero molto, ma molto, molto arrabbiare. È arrivato davvero, mi sa, il momento di iniziare per molti di voi, e credo anche per me, specialmente a non usare né Reddit né Twitter e tantomeno 4chan. Quindi vi invito a voi, a tutti voi che mi seguite, di fare questo, però una cosa vi voglio dire, che è quella che in quest'artbook non appaiono né tantomeno boss e tantomeno il boss finale. È una cosa che sì, penso che Nintendo già era partita prevenuta che potesse accadere tutto ciò. E quindi dentro questo artbook non sono presenti, però vi posso dire che ci sono quelle 2, 3, barra 4 pagine in cui ci sono cose che possono essere associati alla trama del gioco. E chiederei a tutti voi, la maggior parte di voi, di non andare, spero vivamente che non andiate a vedervi questo PDF, lasciatevi perlomeno la sorpresa, come me la sto lasciando pure io per il 12 maggio. E niente ragazzi, state attenti, evitate copertine spoiler, che tanto già sappiamo, già come vedete copertine spoiler o cose varie, evitate di vedere vari video o di leggere i suddetti post di Tizio, Caio e Sempronio, perché bene o male ci sono persone che già inizieranno, se non avranno già iniziato in questo momento, a caricare video su YouTube mostrando tutto l'artbook. Se voi volete andare a vederlo, siete liberi di andare a vedervi quei video. Consiglio mio è non farlo. Se lo fate, perlomeno abbiate il rispetto per le altre persone che non vogliono sapere niente, di non andare a pubblicare né nei vari social né nei vari commenti dei vari video di altri miei colleghi YouTube, come a me stesso, di no, qui succede questo, qui succederà quest'altro. Questo ve lo chiedo dal profondo del cuore, ragazzi. Non fatelo perché è una cosa, secondo me, bruttissima da fare. La teoria mia che doveva uscire per l'appunto martedì, perché sono stato una settimana in ferie, era una settimana che era stata programmata già da qualche mese, e non la farò più uscire perché a questo punto credo che non abbia più senso fare teorie, perché tanto ci sarà sempre l'imbecille di turno che andrà lì a scrivere il commentino: no, questa è sbagliata perché tanto succede questo. Quindi, e ovviamente sapendo quanti commenti mi arrivano di media al giorno sui miei, e passa 800 video, non so quanti ce ne ho, me ne arrivano su per giù sui 250-300 commenti al giorno, non ce la farei a starci dietro. E
Quindi eviterò magari di fare video teoria, queste cose qua, e continuerò a ricontinueranno a ritornare i video classici, quelli che c'erano sulla Perfect Run di Breath of the Wild, tanto quelli ormai è un gioco di 6 anni, quindi spoiler non ci sono. Giovedì farò una live con dove sarà presente Joysticks e Brendan, dove ovviamente parleremo di questo fatto dei leak, perché doveva essere un altro argomento, ma non so se ne parleremo perché non avrebbe senso. Quindi state attenti ragazzi, mi raccomando, rispettate chi non vuole spoiler. Se voi volete farvi spoiler, andate dove cavolo vi pare, guardate il video di Tizio che vi spoilerà tutto l'artbook, però mi raccomando, non andate a commentare sotto altri video o sotto vari post o quello che è di cosa si tratta, o tantomeno postate immagini o cose varie nei vostri vari social. Rispettate chi non vuole sapere niente, perlomeno ora non ti dico il 12 maggio, ma già l'11 maggio ci potrebbe stare un qualcosa, ma anche lì non andrebbe tanto bene, però se lo fate dopo, ok, tanto di cappello ragazzi. Grazie, scusate questo video così veloce, ma di sfogo, perché sono davvero incazzato, perché io la gente proprio non sa cosa fare. L'artbook, vi ricordo, è una selezione di concept art, tipo i nemici, gli ultimi visti, Red Dead, Boblin, non ci sono, non sono presenti, però ugualmente gira un po' le palle, perché ci sono alcune cose, tipo dei piatti, dei cibi che nuovi che ci sono in arrivo su Tears of the Kingdom, quindi eviterei davvero. Grazie ancora, scusate, e come sempre che la Dealia sia con voi e che la Triforza vi accompagni. Adios.